Ciao. Mi trovo nell'area dell'ex zuccherificio Eridania, dove sorge l'Auditorium Paganini. E Paganini non ripete, ricordatelo. Quello era lo zuccherificio e la ciminiera, che è un po' nascosta dalla nebbia. Okay. Nel periodo della scuola, che era qua vicino, l'istituto tecnico, qui spesso si veniva allestito il Luna Park, la fabbrica era già dismessa, poi è stata trasformata in un parco, si chiama Parco della Musica. Alle mie spalle la facciata dell'auditorium. Credo, non vorrei dire una minchiata, che sia stato realizzato da Renzo Piano, ma prendi un beneficio di inventario. Tu potresti dire, ma perché non controlli le informazioni prima di fare i video? E io ti dico, sì, certo, però la vita è fatta così. Non è fatta di esami dove uno ha studiato sempre. Anche la morte ci coglie impreparati. E così come la morte ci coglie impreparati, la vita ci coglie impreparati. Qua vedo che è la sede della Filarmonica Arturo Toscanini. Toscanini, che ti ho nominato ieri mentre andavo ai voltoni perché sono passato vicino alla sua casa natale, e qua c'è una statua di Arturo Toscanini. Facciamo solletico ai piedi. L'area dell'ex Eridania sembra grande, però si attraversa in un attimo. E dall'altra parte c'è un altro relitto industriale. C'era la fabbrica della Barilla, dove tra l'altro lavorava mia mamma quando ero piccolo. E adesso al suo posto sorge un complesso commerciale, un cinema multisala, ristoranti, negozi di abbigliamento, albergo che si chiama Barilla Center, e quella che era via Veneto è diventata via Barilla. Vicino alla Barilla c'era il Cinema Roma, che è il primo cinema dove sono entrato nella mia vita. Il poliziotto della brigata criminale con Jean-Paul Belmondo. Penso a mio padre che film mi portava a vedere. Ciao papà. Ma andavamo spesso comunque al Cinema Roma. Gente. Le luci natalizie. Diciamolo, Parma è un bicchiere d'acqua. In un attimo si attraversa, in un attimo sono sulla via Emilia. Un bicchiere d'acqua che comunque ha tante cose belle da segnalare, ha una storia, a volte una storia un po' idiota, a volte una storia più interessante, più carica di significati. Qualunque cosa questo voglia dire. Adesso faccio un giro in libreria, così per vedere che novità ci sono. Non è che io abbia niente da comprare di preciso, non ho neanche tanti soldi per farlo. Ma soprattutto i libri li vendo, li dovrei vendere,
ma temo che per la storia delle bollette gonfiate, che sia quello, non ho più venduto un libro da un mese a questa parte. Non so, i ristoranti sono pieni, teatri, concerti anche costosi sono pieni, però su molte cose la gente risparmia. Dopotutto un libro su eBay non è che abbia tutto questo costo proibitivo, quindi o non sono interessanti i quasi 500 libri che ho in catalogo, oppure la gente non ha più soldi. E tu dirai, ma non avevi detto che saresti andata ad Aosta? Sì, infatti mi sono alzato alla mattina alle 3, alle 4 ero al magazzino, poi qualcosa è andato storto e non farò più il camionista del service. Ciao! Ti auguro una buona giornata, spero che queste escursioni, incursioni dentro Parma o dove mi trovo per i motivi più svariati, tra cui anche a volte il lavoro, possano in qualche modo interessare. Se sì, iscriviti al canale. Se puoi, dona, perché ne ho bisogno, ma se puoi, capendo che la situazione è brutta per tutti, capisco che il mio canale, la crescita del mio canale non sia in alto alle tue priorità. Se il video ti piace, metti un like. Ti saluto perché mi sono già dilungato anche troppo. Ciao.